L'agenzia RE/MAX Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero uno al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero. Cenerelli Parquet, legno di qualità per dare calore e prestigio alla tua casa. Da marzo, chi acquista un parquet in legno riceverà in omaggio un viaggio da 2 o 6 persone in Italia o all'estero. Al Regambrinus in via Piave 38 a Fano per parlare di sport e di incontrare una società sportiva fanese, la SD Centirano Rolese, di cui abbiamo proprio il presidente che andiamo subito a conoscere, Lorenzo Pierucci. Buonasera. Buonasera. Lorenzo, allora, la società quando è nata, che cosa fate? Allora, la società nasce circa 10 anni fa. Per ricordare il momento della nascita mi piace di solito far riferimento a una canzone, una famosa canzone di Gino Paoli. Eravamo 4 amici al bar. In effetti è nata proprio così. 4 ragazzi, che approfitto per salutare se ci vedono, Imerio, Paolo, Daniele e Mario, che hanno dato il là un bel giorno, si sono dati l'appuntamento una domenica mattina con la bicicletta da corsa e hanno fatto la prima passeggiata. Di lì, di domenica in domenica, si sono aggiunti in continuazione persone nuove, facce nuove, per cui abbiamo deciso, si è deciso di fare la maglia per uscire in gruppo con la maglia tutti uguali, e abbiamo fatto queste maglie, e sulle maglie è stato scritto molto in maniera molto spiritosa, i panzer di Centinarola, perché alcuni dei soci fondatori avevano appunto una bella pancia. E poi dopo qualche mese, erano gli ultimi mesi del 2008, siccome il gruppo era cresciuto talmente tanto, eravamo ormai in tanti, abbiamo deciso di formalizzare la cosa ed è nata la SD, la Centinarolese. Nelle nostre divise abbiamo continuato in questi anni a mettere, oltre il nome la Centinarolese, sempre anche il nome i Panzer, perché siamo conosciuti anche dalle altre società e siamo conosciuti da tutti con questo nome che ci identifica ed è diventato per noi ormai un marchio di fabbrica. Da 4 amici che erano appassionati di bicicletta, la società è cresciuta e adesso sono veramente tanti. Abbiamo parlato di questi Panzer, che ritorna questo nome dei Panzer. Qual è lo spirito dei Panzer? Lo chiedo a Marco Sambucchi, che è consigliere dell'associazione. Ciao. Lo spirito Panzer è prettamente goliardico e spensierato. Da noi la cosa importante è fare cene, andare al bar, venire a Rega a fare una birra, perciò l'aggregazione è la prima cosa. Poi un'altra particolarità dei Panzer è quando andiamo a fare i giri in bicicletta, noi aspettiamo sempre in tutti gli svincoli, in tutte le salite, per partire uniti dal punto di partenza e ritornare tutti assieme uniti, senza perdere nessuno per strada. Cosa importantissima. E questo è uno spirito Panzer, per poi fare l'aperitivo finale della giornata. È tutto qua. Comunque... aggregazione è la cosa principale, oltre all'agonismo.
di amici che è diventato anche un bel gruppo unito e non mancano ovviamente le rappresentanze femminili, giusto Sabrina Renna? Giusto, giustissimo. E niente, questo bel gruppo di ciclisti col tempo ha coinvolto anche le mogli, le compagne, abbiamo cominciato a pedalare tutti insieme, divertimento, tutto. Tant'è vero che negli anni siamo aumentate, siamo arrivate a 13 tesserate, quindi è un bel numero. E due anni fa, nel 2016, abbiamo vinto anche il titolo di campionessa italiana di cicloturismo e questa è una cosa che ci fa piacere, insomma, insieme ai mariti, condividiamo la domenica queste belle passeggiate tutti insieme e quindi è una cosa che ci fa piacere, piacere e sport. Ecco, una bella novità perché magari non sempre si vedono le donne in bici per strada, adesso ecco sappiamo che la Centina Rolese ce l'ha e sono tante, ecco, complimenti allora. Continuiamo ora a conoscere la Centina Rolese perché non sono solo gare in bicicletta ma ci sono anche tante attività, tanti eventi, giusto Paolo Carloni? Sì, è proprio così. La società infatti è molto vivace. Iniziamo in ordine cronologico dall'inizio dell'anno, intorno al mese di febbraio, con il veglione del ciclista. In realtà è una festa mascherata molto ben organizzata che vede la squadra coinvolta già da 2 mesi precedenti. La serata culmina con l'esibizione, insomma, delle mascherate. Poi andiamo nel mese di maggio, abbiamo l'Alpen Tour, è un giro auto-organizzato che vede i ciclisti della Centina Rolese, i Panser, percorrere le strade che percorrono i campioni nel Giro d'Italia, quindi sui circuiti dolomitici. Poi abbiamo giugno, abbiamo il gemellaggio. Un gemellaggio, un'iniziativa molto interessante perché si tratta di un gemellaggio fra una città, Londra, una città importante, e un paese, Cartoceto, resa possibile grazie ad un nostro tesserato che vive a cavallo fra queste due città. Si tratta di ospitare una decina di persone londinesi alle quali viene fatto fare un giro per conoscere le bellezze dell'entroterra, la riviera adriatica, e poi la seconda fase, la fase 2, vedrà impegnati i ciclisti fanesi nel territorio londinese. Sempre a giugno, nell'ultimo weekend di giugno, abbiamo la festa della solidarietà che vede coinvolto tutto il paese di Centinarola. Inizia il sabato con una gincana dedicata ai bambini, la domenica prosegue con un giro dedicato a tutte le famiglie, un giro in tutta sicurezza perché ogni incrocio è presenziato e il traffico è regolato. E per finire con le iniziative a cui partecipiamo come diciamo attività ciclistica, quindi le medio fondo, sia quelle rientranti nell'iniziativa pedalare fra mare e colline, sia quelle a carattere più spirituale come il ciclopellegrinaggio. Giovanni Felici, vogliamo conoscere un'iniziativa particolare della Centina Rolese che è il Memorial Michele e Stefano. Di che cosa si tratta? Esatto, è una corsa ciclistica per ragazzini di 15-16 anni. La facciamo la terza domenica di luglio ed è una corsa a livello nazionale. Partecipano tante squadre che arrivano da tutta Italia. Abbiamo avuto la fortuna di avere per 2 anni consecutivi il campione italiano. E il primo vincitore del primo trofeo, siamo arrivati alla quarta edizione, e l'anno dopo ha vinto il titolo italiano, perciò siamo veramente soddisfatti di questa situazione. E quest'anno abbiamo intenzione di fare delle cose ancora diverse, volevamo premiare le case più belle, le case addobbate più belle lungo il percorso per dare più vita a quello che è la gara. Sempre nel contesto di ricordare questi due ragazzi, Michele e Stefano, che erano due ragazzi che venivano in bicicletta con noi, che purtroppo sono venuti a mancare. E da questa comune passione per la bicicletta è nato anche qualcosa di cartaceo, un libretto, Lorenzo, che contiene che cosa? Allora, contiene delle poesie. Uno dei nostri soci fondatori, nel tempo libero, per diletto, scrive poesie in dialetto fanese. E nell'arco di questi anni ha dedicato a questo favoloso gruppo che si è venuto a creare diverse poesie in dialetto. E abbiamo pensato di fare questo libricino che è intitolato Pedali di parole, autore Mario Giovanelli, e vi vado a leggere una poesia molto carina. Il titolo è Mei la bicicletta. La bicicletta, che passion, en ce polessa paragon. Per esempio, la Ferrari,
come mito non ha pari, ma vumetta, troppo mei la bicicletta. Tocca terra su Dorot, in tel manubri c'hai Cerot, e il sedil da quanto è dur, te fa sempre melto il cul, ma vumetta, troppo mei la bicicletta. Spedalè è una gran passion, un serbatoio d'emozion, quant la strada se fa dura, perché è finita la pianura, tu che panci tra il sudor, e con quanto hai fatto l'amor, ma vumetta, troppo mei la bicicletta. Bellissima poesia, quindi, che ci ha fatto anche sorridere e conoscere meglio il mondo della bicicletta e non solo. Io ringrazio a questo punto la Centinarolese Società Sportiva Dilettantistica per essere stata con noi oggi, di cui abbiamo quasi tutto il consiglio direttivo. Grazie Lorenzo, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Io vorrei ringraziare te, Silvia, Fabio e la redazione di Guarda Chi C'è per averci ospitato, Diego del Regambrinus che ci ha invitato qua per registrare questa trasmissione, e vorrei rinnovare l'invito a tutti gli sportivi fanesi a partecipare, a godersi dell'evento sportivo che ci sarà il 15 luglio 2018 nelle strade di Centinarola, questo evento ciclistico nazionale, che vengano tutti a fare una bella cornice di pubblico, perché ne vale veramente la pena. E arrivederci a tutti e grazie. È arrivata la primavera qui al Regambrinus e ci saranno anche delle novità, ecco, per la bella stagione. Cosa cambia con il sole, Diego? Col sole speriamo che tenga a botta, apriamo all'esterno, mettiamo qualche tavolino, la gente respirerà aria buona, beve birra più buona dell'aria e così, insomma, panini. Il solito, le partite però si guardano dentro per forza, perché sì. C'è la TV. Sì, una squadra che a me sta a cuore, diciamo. Bene, grazie a Diego Renier per averci ospitato. Grazie Diego. Ciao a tutti. Ciao, grazie. E grazie ovviamente al Regambrinus in via Piave 38, dove siamo stati oggi, grazie ai nostri sponsor che sono Fano Center, Cenerelli Parquet, Agenzia Immobiliare Remax Orizzonti. Infine vi volevo informare che da Leti Fashion è arrivato il nuovo abbigliamento, la nuova collezione primavera-estate, e la trovate in via Indipendenza 10 a Fano. Grazie per averci seguito. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. L'agenzia Remax Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero uno al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero. Cenerelli Parquet, legno di qualità per dare calore e prestigio alla tua casa. Da marzo chi acquista un parquet in legno riceverà in omaggio un viaggio da 2 o 6 persone in Italia o all'estero.